Abbiamo oggi la solennità del Corpus Domini, che non a caso la Chiesa celebra dopo la solennità della Santissima Trinità. È un po' come la corona di tutto il mistero pasquale che abbiamo celebrato, il mistero trinitario che viene a prendere dimora in noi. Ricordate Santa Elisabetta della Trinità che parlava dei miei tre che vivono dentro di me, Padre, Figlio e Spirito Santo, la inabitazione della Trinità. Per cui tutta la vita di Santa Elisabetta della Trinità era quella di una lode della gloria di Dio. Di ogni momento, ogni istante della sua vita, per essere lode della gloria di Dio. Lode della presenza, la gloria, lode del peso, della qualità, della bellezza, della Shekinah di Dio dentro di lei. Questo che si compie attraverso la presenza viva dello Spirito Santo, effuso nella Pentecoste, che compie e realizza il mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, noi lo possiamo vivere sacramentalmente in ciò che è chiamato dalla Chiesa culmine e la fonte di tutta la vita liturgica, e la vita spirituale, e la vita concreta della Chiesa, che è il mistero dell'Eucaristia, la celebrazione dell'Eucaristia. Oggi noi celebriamo, contempliamo il mistero del corpo e sangue di Cristo. Mistero del quale Gesù, nella sinagoga di Cafarno, fa una catechesi, una presentazione meravigliosa, non facile, perché incontra la durezza dei cuori, il tuo e il mio. Sicuramente il tuo e il mio cuore ha una parte oggi che si scandalizza, che è pronta a mormorare, che si divide, come è accaduto nella sinagoga di Cafarno, di fronte a questa parola potente, forte del nostro Signore Gesù Cristo. Perché con una piccola e semplice frase il Signore ci dice la verità. Se non mangiate la mia carne, non avrete la vita dentro di voi. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. All'ascoltare questo, i giudei cominciano a discutere aspramente, violentemente, litigano, secondo il greco originale, ma litigano veramente. Perché tra loro dicono, ma che sta dicendo quest'uomo? Come può darci la sua carne da mangiare? Il problema del come è un falso problema. Il vero problema è perché Gesù sta dicendo questo. Perché sta facendo questa catechesi sul pane della vita? Perché parla del deserto? Quello che la prima lettura di oggi ci dice, illuminando la nostra storia. Io ti ho fatto camminare nel deserto perché tu sperimentassi cosa c'è nel tuo cuore. Io ti sto facendo camminare oggi in questo deserto concreto, che è forse la malattia che stai vivendo, il rapporto con tua suocera, il rapporto con tua nuora, il rapporto con tuo genero, il rapporto con tuo marito, con tua moglie. È un deserto, tuo marito è un deserto, inospitale. Tua moglie, non ne parliamo, ma neanche un'oasi in 1255.000 chilometri. Non c'è niente, non c'è da bere, non c'è da mangiare, non mi offre niente. Ma perché mia moglie è così? Perché non posso riposare? Perché non c'è neanche una palma nel suo carattere? Un attimo solo, non dico mica tanto, 5 minuti mi posso fermare lì e riposare, un suo sorriso, una sua parola di incoraggiamento, no, sempre, sempre lì, giudizi, sempre esigendo da me che sia un uomo forte, che sia un marito fedele, che non mi scappi nessun dettaglio. Ma io sono quello che sono una frana. Perché mio marito non capisce cosa c'è nel mio cuore? Perché io non mi posso appoggiare in questo uomo? Pensavo di sì, e invece trema come una foglia davanti al figlio maschio, primogenito. Se la fa sotto di fronte alla figlia, non ha fine dorsale, non ha carattere. E io come faccio? Devo portare avanti tutto il peso della casa? Perché mio padre è morto? Perché nel lavoro sto vivendo questa difficoltà? Perché mi hanno licenziato? Perché non trovo un marito, una moglie? Perché? Perché sono solo? Perché la parrocchia mi riserva queste difficoltà? Perché la missione? Perché il convento? Perché la congregazione? Perché il vescovo? Perché è tutto un deserto, inospitale, dove non c'è vita. Tu stai camminando nel deserto perché Dio ti ama. Perché Dio, attraverso il deserto dove tu stai camminando, ti sta dicendo che sei fuori dal paradiso. Ti sta dicendo che tu dentro non hai vita, che hai peccato, che tu nel cuore non sei fedele e che quindi non hai vita. Perché hai tagliato con lui, perché hai preferito i tuoi pensieri, perché hai creduto alla menzogna del demonio di fronte a tuo marito, di fronte a tua moglie, eccetera. Per questo ti sei trovato vuoto. Per questo tu hai bisogno di mangiare un altro alimento, perché quello di cui ti stai cibando oggi ti sta conducendo alla morte, non ti sta saziando. Dentro continui a non avere vita eterna, dentro continui ad essere morto. Il deserto ti distrugge, il deserto mostra la realtà della tua vita. Allora c'è qualcosa dentro di te. La manna era un cibo che veniva dal cielo, era un dono di Dio, eppure i padri sono morti. Ecco perché abbiamo bisogno di un cibo più forte della manna. Abbiamo bisogno che Cristo stesso entri nel nostro cuore. È necessario che il cibo di vita eterna, che è Cristo,
deponga in noi il germe stesso della vita eterna. Che Cristo deponga in noi come cibo il germe di vita eterna, la capacità di vivere oltre la morte. Cambiare il nostro cuore, per questo Lui stesso deve diventare cibo. Abbiamo bisogno di un cibo che cambi il nostro cuore, un cibo di vita eterna che lo riempia di vita eterna, che lo renda capace di vita eterna. Allora hai bisogno di un cibo forte, hai bisogno di qualcosa che si scuota da dentro. Hai bisogno che qualcuno scenda dentro la tua tomba. Cioè non basta quello che Dio ha fatto nell'Antico Testamento, che cammini con te, che faccia prodigi, che ti apra il mare. Non basta, perché così non è bastato al popolo di Israele. Per questo, nonostante tutti i miracoli, ha dimenticato. Qui dice ricordati, parola chiave di questa domenica. Ricorda, ricordare, fare memoria. Perché tu ti dimentichi subito quello che Dio fa. Dio e te ci dimentichiamo subito. Ha fatto qualcosa per te, ha fatto un miracolo. Bene, di fronte a un'altra difficoltà, di fronte a un altro passo nel deserto, subito di nuovo a mormorare. Perché dentro c'è una fonte avvelenata. La menzogna del demonio. Che tu dentro hai creduto che Dio non ti vuole bene. Tu hai creduto che Dio non è tuo padre. Per questo, per quanto Dio faccia, non ti basta mai. Esigi sempre di più. Vuoi sempre di più. Per salvarti, c'è bisogno che qualcuno si cali dentro questo cuore malato. Tolga questo veleno. Tolga questo cancro. E ti restituisca l'innocenza perduta. Ti restituisca la fede. Cioè l'appoggiarsi nell'amore infinito di tuo padre. Per poter camminare con lui. Per poter stupirti e mangiare ogni giorno quel cibo che hai sconosciuto. Aprirti di fronte a tua moglie. Di fronte a questo. Situazione, riconoscere che tu non hai la vita e che hai bisogno di alimentarti di un altro cibo che tu non conosci e che sta proprio dentro il carattere di tua moglie, nascosto lì. Io, dice il Signore, vado a mangiare un cibo che voi non conoscete. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, compiere la sua opera. Questa parola del Signore è per te e per me. La puoi vivere così? No, perché tu chiedi come, non chiedi perché. Ma oggi possiamo chiedere perché il Signore ti deve dare a me? Lui te lo spiega, perché sei un peccatore, perché non hai vita eterna dentro. Per questo devo dare la mia carne. Per questo la mia carne deve essere deposta nella tua carne morta. Io devo far rivivere la tua carne. Io devo dare vita alla tua carne incapace di passare oltre la morte, incapace di perdonare, incapace di accettare tua moglie, tua suocera, incapace di aprirti alla vita, incapace di entrare in questa malattia, incapace di stare nella solitudine, incapace di accettare la vecchiaia, le limitazioni e le umiliazioni, la precarietà economica, incapace di accettare te stesso. Quella carne morta che il deserto presenta nella sua verità ha bisogno di un alimento nuovo che tu non conosci, che è Cristo che si dà a te e a me sacramentalmente nell'Eucaristia, il suo corpo e il suo sangue. Accade che arriva lo sposo, arriva Cristo, ti guarda, si dona, dà la sua carne a te perché sia mangiata, masticata, perché la sua carne diventi la tua carne, il suo sangue diventi il tuo sangue, perché Cristo possa vederti come nuovo Adamo, risuscitato dalla morte, di fronte alla nuova Eva che sei tu, destata dal suo fianco squarciato per amore, e possa dire a te oggi, amore mio, carne della mia carne, sangue del mio sangue, ossa delle mie ossa, perché quello che si dice di Cristo ti possa dire di te per partecipazione, grazie a essere stati chiamati a essere parte del corpo stesso di Cristo vivo che è la Chiesa. Vedete, corpo e sangue di Cristo, si sta parlando della Chiesa, che è corpo e sangue di Cristo, dove tu ed io mangiamo il corpo, beviamo il sangue di Cristo, siamo una sola cosa con Lui, si compiono queste nozze mistiche, per cui tu sei unito a Cristo, allora puoi entrare nella storia. Anche per te l'alimento sarà quello cibo sconosciuto che è quell'attitudine che cambia ogni giorno di tua moglie, di tuo marito, di chi ti è accanto. Quella situazione che non ti aspettavi e che si presenta così improvvisamente all'alba di una nuova giornata. Come la manna. Allora tu non la mangerai più come i padri, dubitando, mormorando, cercando sempre qualcosa di diverso, insaziabili, cercando sempre idoli, qualcosa da vedere, qualcosa da toccare, qualcosa che sazia la propria concupiscenza. No, tu ti nutrirai della storia perché dentro sta nascosto Cristo, sta celato il tuo sposo, è pronto ad abbracciarti in quell'aspetto del carattere di tua moglie, in quella situazione reale e concreta. La tua vita sarà una vita eucaristica, cioè che ogni giorno, anche tu, anche io, saremo adagiati su quello che si chiama antimension, che è il corporale usato dalla Chiesa Ortodossa, sul quale è ricamata la deposizione di Gesù. Bellissimo, stupendo. È fatto di lino purissimo, perché dicevano i padri che il lino viene dalla terra, esattamente come la tomba del Signore. Allora tu, facendo un memoriale, cioè ricordando
Zikurot, il memoriale, cioè la riattualizzazione, vivendo il sacramento dell'Eucaristia nella storia. Noi viviamo l'Eucaristia, noi contempliamo l'Eucaristia, noi adoriamo l'Eucaristia, perché tutto ciò che viviamo sacramentalmente come culmine della vita liturgica, come culmine della vita sacramentale, come culmine della vita spirituale della Chiesa, si possa vivere, realizzare nella vita quotidiana, perché il corpo e il sangue di Cristo siano fonte della nostra vita. Tutti i giorni adagiati nelle mani dei fratelli, cioè la vita concreta dei fratelli è come su un antimension, dove già sta il corpo di Cristo deposto, tu con lui, come un alimento che trasmetta la vita a chi ti è accanto e non ce l'ha. Tu in Cristo, alimento per questa generazione, perdendo la vita, dando la tua vita, adagiato nello sconosciuto, cioè in quello che tu non sai, in quello che tu non capisci. Quando eri giovane andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, anziano, nella fede, un altro ti cingerà, Cristo, e ti porterà dove tu non vuoi, dove la tua carne non vuole, lì troverai la vita eterna. Io posso mangiare e bere, perché Cristo dimora in me, e io dimoro in Cristo, e vivo eternamente, e nell'ultimo giorno possa vedere e contemplare faccia a faccia, anche con la mia carne, anche col mio corpo, risuscitato, il volto del Padre, il volto del Figlio, nella comunione dello Spirito Santo, i tre che vivono dentro di me, e che fanno di me un frammento di Dio, un frammento di pane, una goccia di sangue offerta a chi mi è accanto. Questo che mi sazia diventa ciò che sazia chi mi è accanto. Quale chiamata, quale elezione, che pienezza di vita, niente routine, tutto nuovo, un dono per ciascuno di noi, il dono della vita eterna, per trasformare te in dono per chi ti è accanto, perché tu che mangi di Cristo possa vivere per Cristo, cioè in virtù di Cristo e per Lui, tutto, pensieri, parole, opere, ti svegli, vai a dormire, mangi, vai al lavoro, per Cristo. Per Cristo, con Cristo, in virtù di Cristo, grazie a Cristo, ma anche per Lui, cioè per amore suo, tutto, tutto, tutto. Che vita piena, che vita meravigliosa. Il suo sangue e il suo corpo sono vera bevanda e vero cibo. Chi non mangia non ha la vita, ma se lo mangi, se ti nutri di Lui, se ti lasci amare da Lui, hai la vita eterna oggi, nel deserto, nelle difficoltà, nelle sofferenze.